C'è stata oggi la proclamazione delle elezioni al Consiglio Comunale di Ischia, si trattava di un atto dovuto, un atto formale, ma comunque importante. Adesso Sindaco, siamo naturalmente con il Sindaco Giovanni Buono, si aspettano ovviamente i nomi degli assessori. Ecco, ci può anticipare i criteri, si parla di assessori esterni, invece si parla di altri criteri, ci può dire come vi muoverete, fermo restando che mi rendo conto che sui nomi state ancora lavorando. I criteri sono quelli che già abbiamo enunciato durante la campagna elettorale. E cioè criteri di onestà, efficienza, capacità tecnica, immagine, e aggiungerei per qualche assessorato un certo profilo tecnico per le esigenze dell'amministrazione. Cioè in realtà le decisioni che verranno prese per l'individuazione dei candidati privilegeranno innanzitutto l'interesse della collettività, questo è il criterio sovrano. Ecco, naturalmente io approfitto della sua presenza per chiederle quando più o meno si potrà avere la giunta. Al più presto, nei prossimi giorni. Adesso non è il caso di dare indicazioni circa le ore per non creare attese, ma credo al più presto, insomma, qualche giorno ancora di riflessione. Porterò avanti il confronto che abbiamo già avviato con gli esponenti del cartello, ascoltando tutti quelli che credono di portare un contributo positivo, poi naturalmente ci prenderemo come doveroso la responsabilità delle decisioni. Ecco, io approfitto anche della sua presenza per chiederle a quali problemi metterà subito mano la nuova amministrazione. Di problemi ce ne sono tanti, se ne è parlato molto in una campagna elettorale che è stata dura, c'è stato il ballottaggio e adesso naturalmente la cittadinanza si aspetta che questi problemi vengano affrontati. Abbiamo già dato il segno in questa mattinata partecipando volentieri a questa riunione con l'assessore regionale dei trasporti Gargiulo e sottolineando che sta a cuore all'amministrazione il problema del traffico e la risoluzione del sistema complessivo, parcheggi, trasporto marittimo, terrestre, e sottolineando poi e chiedendo all'assessore di incontrarci a settembre per una riunione che consenta di fare il consuntivo di come sono andate le cose in questa stagione turistica, un momento importante della vita economica e sociale dell'isola. A settembre poi ho chiesto all'assessore questo incontro per programmare tutto quello che riguarda il sistema di trasporti per il 1995. In questo siamo coerenti con la nostra linea di programma che privilegia non tanto la logica dell'urgenza e dell'emergenza, lo ripetiamo, ma quella della cultura della programmazione. Per chiudere un'ultimissima domanda, cosa si aspetta dall'opposizione? Il massimo dei contributi, così come avremmo fatto noi se avessimo avuto il compito di fare opposizione, invece l'elettorato ha disposto che noi avremmo il mandato di maggioranza e quindi la responsabilità delle decisioni. Chiediamo quindi alle forze sociali, alle forze politiche, quindi ai rappresentanti dell'opposizione di dare il contributo nella misura in cui gli è proprio come impegno politico.